buongiorno. Se c'è una cosa di cui mi sono reso conto è che a me piace conoscere le persone. Fino adesso, da quando ho cominciato a fare video sui social, ho raccimolato tanti contatti. Ma in particolare ho cominciato a conoscere tutti quegli youtuber che prima seguivo dall'altra parte dello schermo. Di esempi ne potrei fare mille, ma tra i primi c'è Yakidale, che è venuto con me in una missione umanitaria per fare la sua prima missione umanitaria. C'è Otto Kliman, c'è Gastube per il mondo delle chitarre. Ma in particolare oggi vi parlo di due persone, Sinna Gaggiri e Spavald, Dennis e Lorenzo. Perché vi ho parlato di queste due persone? La maggior parte dei loro video parlano di moto. Ok, così è troppo confuso. Io voglio parlarvi delle mie passioni, delle mie esperienze, dei miei viaggi, delle cose che mi piace fare. Quindi vi ho parlato dei bambini, vi ho parlato della musica e vi ho parlato dei motori. Però ci siamo sempre solo focalizzati sulle macchine. Siamo andati a 200 all'ora su una Porsche. Mamma mia! E con la Porsche siamo andati a 200 all'ora per suonare la Porsche. È venuto quindi il momento di sbloccare un nuovo argomento, le moto. E fino ad oggi io avevo una Kawasaki ER6N ed è arrivato il momento di cambiarla. Oggi sono emozionatissimo perché andremo a ritirare la moto che avrò fino ad agosto. Non vi dico ancora di che moto si tratta, però vi dico che è perfetta per essere suonata. E non ho tempo da perdere, quindi casco in mano e andiamo a ritirare la nuova moto. E per fare questo sono appena arrivato da Luciano Moto, la scritta è lassù. Che è praticamente un pianeta pieno di moto, è una figata. Quindi ora entriamo a prendere la mia bambina nuova. Questo posto non ha una fine, sono solo moto. Ok, voglio darvi un'idea di quanto sia enorme questo posto. Oltre a tutto il salone in cui sono, di là c'è un altro pianeta con altre moto, un altro corridoio sospeso, moto, 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 moto. E tutti questi passi siamo arrivati da Kawasaki, con tutta l'annessa esposizione di moto. Che figo! E siamo nel padiglione Kawasaki perché è proprio di una Kawasaki che stiamo parlando. E purtroppo non di questa che ambisco. Ok, mi hanno chiamato per dirmi che è pronta la mia moto. Sto andando nella parte dei garage per ritirarla. E io sono emozionato, non vedo l'ora di mostrarvela, ma non ve la mostrerò ancora, ve la mostro a casa. Ok, sono arrivato in un piazzale con una vista pazzesca e con una bellissima luce. Ed è arrivato finalmente il momento di farvi vedere qual è stato il mio acquisto. E che siete pronti o meno, ta-da! Questa è la mia nuova bambina per qualche tempo. Eh sì, una Kawasaki Z900. Perché ho scelto questa moto qui? Ho sempre avuto Kawasaki. Questa moto ha circa 120 cavalli, che sono tanti, ma non tantissimi. E soprattutto ha un'erogazione molto lineare, quindi ti permette di divertirti senza strafare. E per l'utilizzo che ne devo fare io, che è un misto tra tutti i giorni in città e qualche uscito la domenica, è veramente una figata. Sono veramente contento. Abbiamo gli stivali, abbiamo il casco, abbiamo la moto, abbiamo il pieno. Non vedo altri motivi per stare qua a parlare. Adesso andiamo a farci un giro piano piano per vedere come va. Piano piano, eh. Oddio, non troppo piano. Eh? Mica pizze fichi, eh? Quando l'hai presa adesso? L'ho presa 2 giorni fa. Solo che beve un casino. Questa è una spugna. Cioè 20 euro per 10 litri. What? Non fa ridere. Ok, allora, sono venuto a prendere direttamente Sofia perché lei non sa che moto ho preso. Quella di prima era anche abbastanza comoda per lei seduta dietro. Questa invece no. Al sellino per il passeggero molto piccolo, scomodo e non ha le maniglie per tenersi. Sarà divertente. Ta-da! Bellissima. Ti piace? È fighissima. Io qua sopra devo stare. Eh sì, è un no. Po', è un po' piena. Non ha le maniglie. No, non ha. Ma non le ha davvero? No. Ok, ok, siamo arrivati fin qua. Ma se noi siamo qua è perché vogliamo fare la differenza. Non ci basta guidarla una moto, noi vogliamo suonarla. E per farlo mi sono dovuto interrogare parecchio su quale parte della moto andrò a suonare. Non ci ho pensato neanche troppo. Perché la cosa migliore che posso fare è suonare il motore, sfruttare il suono del motore. Anche perché il 4 cilindri in linea di Kawasaki è uno dei motori col suono più figo che esista nella storia. Quello che dobbiamo fare è accenderla e farla scaldare abbastanza da poter tenere un numero di giri abbastanza alto, costante, senza rovinare il motore. Ma perché dobbiamo tenere un numero di giri alto? Veloce spiegazione. Avete presente quando sentite il suono di una moto per strada che fa pa pa pa?
Ok, in quel caso siamo soggetti a due fenomeni. Il primo è l'effetto Doppler. Che cos'è l'effetto Doppler? Cercherò di essere abbastanza rapido. L'effetto Doppler è quel fenomeno per cui cambia la nostra percezione di un suono in funzione del fatto che l'oggetto che produce quel suono si muove. Così è troppo fumoso. Avete presente quando sentite una moto e sentite che fa... Ecco, quello è l'effetto Doppler, per cui la tua percezione del suono cambia in funzione di quanto l'oggetto che produce il suono ti è vicino. E visto che l'oggetto si muove molto velocemente, ci sarà una curva, per cui sentirai basso, 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 alto, 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 basso, 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 basso. Capito? Perfetto, non ci serve a niente. Quello che serve a noi è l'altro fenomeno, per cui quando sentiamo una moto sentiamo il suono che fa... Ok, quella curva ascendente di frequenze, appunto fa po, è determinato da quanto il motore sale di giri prima di cambiare marcia. E se ci pensate, non è un suono così diverso dal suono che fa per esempio un trombone o dal suono che può fare un violino facendo uno slide. Ecco, esattamente come un violino o un trombone, il motore salendo di giri passa da una nota più bassa, fatta più o meno a 1500 giri, a una nota molto più alta che arriva intorno ai 7-8000 giri. Ed esattamente come un violino, se andiamo a isolare un singolo momento di quella curva ascendente, troviamo una nota. Ma il mio obiettivo è quello di tenere il gas aperto a un numero di giri costante, facciamo caso 6000 giri, e individuare la nota che il motore produce a 6000 giri, che se ci pensate corrisponde esattamente a fare uno slide del violino fino a un certo punto, poi fermare il dito e capire a che nota si è arrivati. Quindi... una cosa del genere. Bando alle ciance, accendiamola. Basta così. In realtà il motore non ha sofferto per niente, perché l'ho fatto scaldare parecchio prima. Però comunque per le valvole il fatto di salire tanto di giri senza muoversi non è proprio la cosa migliore. Quindi l'abbiamo fatto per qualche secondo, ci basta e avanza. Possiamo muoverci in studio. Adesso che abbiamo registrato precisamente l'audio del nostro motore, che ha un suono pazzesco, dobbiamo individuare tutti quei momenti in cui sono stato abbastanza preciso da tenere il gas stabile e quindi il motore stabile ha un determinato numero di giri. E una volta individuati quelli, dobbiamo capire a che note corrispondono, sperando che il mio orecchio funzioni ancora abbastanza bene. Questo qui è un sol o un fa diesis. È a metà tra un sole e un fa diesis. Oh Gesù, sarà difficilissimo. Lo sentite anche voi? Non è una questione di orecchio assoluto. È abbastanza facile percepire le frequenze quando il rumore del motore è abbastanza stabile. Adesso è difficile capire a che nota corrisponde. Capire a che nota siamo sulle frequenze basse, ho deciso di munirmi di un accordatore. Questo era il suono che abbiamo individuato intorno ai 9000 giri. Quello che io dicevo essere un do diesis alto. Vediamo l'accordatore. Perfetto, ci dà ragione. Molto molto bene, molto bene. Il mio orecchio funziona ancora. Questo è il momento più basso in cui il motore gira al minore numero di giri. Vediamo se il nostro accordatore riesce a fare qualcosa. Oh diamine. Ok, anche lui è abbastanza indeciso. Ogni tanto ci dà l'ombra di un fa barra fa diesis e poi scompare. Noi ce lo teniamo comunque. Una quantità di tempo assolutamente superiore a quello che avrei sperato, sono riuscito a pitchare il suono del motore in modo da comporre una scala e quindi da arrivare a questo risultato. Si vede abbastanza poco, però è l'inno alla gioia. Sono riuscito a esportarlo e a far venire fuori questa cosa qua. Gradevole del mondo, ma io sono felicissimo. Ok, traiamo qualche conclusione finale. Questo è stato uno dei progetti più difficili che ho fatto finora. In fondo è un po' così che funzionano questo canale. Non dobbiamo per forza riuscire sempre a fare cose straordinarie, dobbiamo provarci e spesso anche riuscirci. Bene, dopo questa conclusione un po' confusa vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video e niente, ce l'abbiamo fatta. Ciao.